Guardate l'immensità di quello che è caduto qui in Parco della Rimembranza, è davvero incredibile, cioè parliamo di, non lo so, cioè un albero davvero grandissimo, completamente sradicato, cioè le radici non hanno retto. È impressionante vedere questo danno e chissà come verrà smaltito. L'albero plurisecolare del Parco della Rimembranza, sradicato dalla violenza del Fortunale notturno, è il simbolo della devastazione provocata dall'ondata di maltempo a Gorizia. Sono decine le piante di medie e grosse dimensioni che hanno ceduto alle improvvise raffiche di vento. Fortunatamente nessuna persona è rimasta investita da tronchi o rami. È andata peggio, invece, al proprietario del camion frigo in sosta su cui si sono abbattuti tre pini in via Angiolina. Ha letteralmente abbattuto il muro di cinta della caserma a Montesanto, l'albero che ha ceduto in via Trieste, un altro intervento che ha messo a dura prova i vigili del fuoco nel comprensorio che ospita la brigata Pozzuolo del Friuli. Non c'è stato alcun ferito, perciò non oltre ai danni materiali. Questo è soltanto uno dei luoghi in cui si è scatenato più che altrove la furia del maltempo. Altri luoghi, ahinoi, sono nella zona di via Angiolina, via Brigata Casale. Posso rassicurare i cittadini sul fatto che Acega Sapiese Amga ha ripristinato l'energia elettrica ormai in tutta la città di Gorizia. 300 le chiamate ai vigili del fuoco solo a Gorizia tra la notte e le prime ore del mattino. Decine di segnalazioni per danni ai tetti delle case, alle finestre e ai parabrezza delle auto, devastati dalla grandine che in alcune frazioni ha raggiunto dimensioni di oltre 4 centimetri di diametro. Nessun ferito, anche in questo caso, danneggiata anche la sede della Protezione Civile di Gorizia nei pressi del valico di Sant'Andrea. Quanto agli alberi, un'altra immagine emblematica è stata documentata dalla troupe di Tele4 in diretta a Sveglia Trieste, sulla statale all'ingresso del capoluogo isontino, dove gli stessi residenti si sono messi a lavorare fianco a fianco con i pompieri. È caduto naturalmente in questa direzione, è proprio spezzato e piegato da questo lato e insomma. Se una persona si fosse trovata qua sotto in quel momento, magari non aveva motivo di trovarsi qui visto il temporale, però insomma poteva essere un dramma. Vedo che, cos'è questo, un albero che era caduto Sì, e. era arrivato fin qua e bloccava l'accesso, insomma, l'accesso era là, ma bloccava dopo per il supermercato, eccetera, allora Lei abita proprio qua? No, io abito a Savogna, Bisonto. Proprio qui per lavoro, per sistemare questa situazione. No, sono qui per dare una mano e si fa quel che si può, ecco. Beh, complimenti. Tanti danni questa notte, questa la. La mia macchina è andava. Qua ho il furgone col parabrezza crepato. Accidenti. E niente, almeno si fa quel che si può.